Allora, BIF sta per aprirsi un insieme di iniziative, a cominciare proprio da una mostra. Sì, è praticamente una mostra un po' particolare questa, a parte il fatto che è alla location, che poi parlerà la signorina che mi seguirà, però è una mostra che dura nel tempo, ma non statica, è un work in progress, per cui al dato momento noi esporremo della roba, ma non è detto che la solita roba che esponiamo in una settimana sia presente anche nelle altre settimane, oppure può anche essere, ma con aggiunta di altre opere, non solo. Ma sono gli avvenimenti collaterali che noi praticamente cambieremo continuamente. Praticamente è un connubio fra arte e cibo, per cui a un dato momento se la gente viene troverà, oltre naturalmente a un ambiente molto bello, all'opere che saranno discutibili, eccetera, eccetera, troverà anche naturalmente da consumare qualcosa. Qual è il filo conduttore, quindi il cibo oltre No, all'arte? più che il cibo praticamente direi che è l'ambiente, l'ambiente toscano, no? Perché anche il cibo, a parte che va bene che siamo in un luogo notevole, eccetera, eccetera, ma anche il cibo si rifarà soprattutto alla nostra cucina, alla cucina toscana. Ah, volevo aggiungere che abbiamo una collaborazione molto importante, che è Lorenzo Michelini, il quale naturalmente è uno che un cantastorie, uno che fa l'ottava rima, eccetera, eccetera, che insieme ad altre iniziative anche terrà le serate.